Ma cavolo, qua sono il vinite, sono tutte bottiglie finte. Ma allora, cosa cerchi? Cercavo delle bottiglie, sono al vinite, ci sono solo bottiglie disegnate. Un vino vero però, no? La foto sta qua bella, ma la foto... Dai, portami, fammi vedere qualcosa, dai. Dai, andiamo. Eccomi, allora, ti ho portato Toar, perché è un vino che a me è abbastanza caro, perché ci ho messo un po' lo zampino io, anche se era ancora un ragazzino. Quando mi davano da fare queste piccole sperimentazioni, micro fermentazioni, con l'oseletta, con la dindarella, queste varietà sconosciute, appunto, fine anni 80. Già da allora Corvina e oseletta. E anche tra l'altro l'utilizzo di questa botte da 600 litri, il fusto veronese, che adesso usiamo in larga parte per i nostri vini. Allora guarda, ti chiedo subito, a me serve un vino che sia piacevole alla beva, che si lascia bere, soprattutto che conquisti anche qualche donna, perché devo portare fuori un po' di ragazze a cena e per quello che cerca qualcuna. Allora serve una bottiglia Magnum, ho capito. Comunque, Toar è un vino sicuramente adatto, intanto per quello che è nel bicchiere, perché è un bel Valpolicella, ma sostenuto dall'oseletta che gli dà un po' la spina dorsale e quindi lo fa sembrare serio, un po' come te. Ah, ok. Che te sei un po' così, però te sembra serio con la cravatta. Ah, ok, grazie. Ecco, e poi assumo, per le butelle, per le ragazze, c'è il discorso, c'è una bella storia da raccontargli. Puoi raccontargli il mio amico Boscaini. Me la vendo io, guarda. Anche perché vedo dal colore, è bello, corposo, è graffiante, è denso. E qua penso anche sia proprio l'oseletta e la Corvina. Al naso la Valpolicella più classica, la marasca, la prugna, sento anche profumi erbacei, sono prodotti di vino. Ecco, qua viene sull'oseletta, appunto, questa parte più secca, non gentile dell'uva, meno dolce, così, quella parte più di tannino, e quindi questa è proprio l'oseletta che ti dà queste erbe. Infatti anche però in bocca è come me l'hai descritto tu, è gentile, cioè una bella, è bello secco, ha il tannino dall'altra parte che è bello levigato, morbido, piacevole, e soprattutto al sorso ti riporta tutta la frutta nera che avevo sentito per Manalo, me la riporta nel palato. Questo qua è il trucco, penso, di lavorare l'oseletta e la Corvina con tutta l'esperienza tua. E l'oseletta, appunto, che è un'uva che in questo caso entra in punta di piedi, altrimenti sarebbe troppo preponderante. Quindi l'oseletta, lo dico sempre, è un'uva che va usata per quello che ci può dare. Qualche tocco, non deve essere mai troppo protagonista, infatti, altrimenti cambia i connotati di un vino. Anche perché è un vino elegante, soprattutto un vino che si presta bene a stare in tavola, anche qua con gli abbinamenti sia i primi strutturati sia carne, e anche solo un vino da meditazione, secondo me, da parlare con la mia nuova fiamma, lo porto. Vai. Grazie mille, sai. Benissimo, buona grazie. Fortuna allora. Cin cin. Al Toar. C'è nessuno? C'è nessuno? Non c'è nessuno. Tu vieni con me. Tu vieni con me. Tu vieni con me. Sì? È un operatore lei? Intanto tenga. Grazie. Devo prendere anche questa. Ha bisogno di qualcosa? No. Sì. Facciamo una cosa. Le rimettiamo a posto? No, ma perché? No. No. Lei è un sommelier? Diversamente sommelier. Allora intanto le mettiamo a posto e poi ne parliamo. Ma no, ma perché? Ma mi chiamavano? Chi la chiamava? Sì. Ma è sicuro? Sì, sì. Vieni con me. Sicuro? Io le rimettiamo giù. Sono più belle qui. Ma no, ma ascolti. Io ho un problema stasera, ho la pastizzata di musso con la polenta. Ho visto Monterrey, ho detto ma vieni con me. Ha detto sì, vengo con te. Allora intanto non ti ringrazio perché mi hai fatto mettere giù tutto quel ben di Dio, con tutte queste bottiglie che mi chiamavano, ma vabbè. Per quanto riguarda invece il Monterrey che abbiamo appena servito, io questa sera devo metterlo a cena. Chi viene a cena? Ma scusa, un'altra parte pazienza, sono cose... viene qualcuno a cena. Posso venire anch'io? No, tu stasera no, però ti invito domani sera. Porto il vino però. Allora sei benvenuto. Ascoltami, parliamo invece di Monterrey, perciò un ripasso da zona classica che voi fate con tantissima passione. Ho sentito, mettendo al naso prima il vino, questo frutto incisivo tra durone, marasca e ciliegia. Qual è il segreto di questo vino in realtà? Beh, qui abbiamo l'autenticità della Valpolicella. I vitigni che utilizziamo sono quelli classici, la Corvina, la Rondinella e il Corvinone.
E facciamo un classico affinamento in botti di rovere francese, botte grande e botte piccole, quindi botti da 500 litri e da 10 ettolitri. Quindi impartiamo anche la giusta dose di legno al vino, senza che il legno vada poi a coprire tutti quanti i sentori autentici della corvina, della rondinella e del corvinone. Quindi abbiamo questi sentori molto fruttati. Sembra quasi che tu sia un sommelier. Ma detto questo, allora, andiamo a fare un attimo le cose passo per passo. Perciò mi dici che ha struttura sicuramente da vendere. Boiserie, ma il legno, l'ho già sentito io, è molto in sottofondo, perciò una mano sui legni molto delicata, elegante. Diciamo una cosa, non vorrei mai andarlo a stressare con cani e griglia. Per me sulla pastizza sa da morire. Però detto questo, anche da un punto di vista dell'utilizzo, possiamo dire che sono vini che si prestano a un grande invecchiamento, perciò non si può avere paura di comprarlo oggi per berlo domani, e B, ad una cosa che può essere vista anche come me stasera, ad una cena, perciò un regalo che può essere portato e sicuramente facciamo la nostra bella figura. Esatto. Cosa dici? Allora, io dico che questa buttata abbiamo fatto a Tinazzi, può concludersi qua. Adesso mi aiuti a portare via le bottiglie che poi... Te le porto io a cena stasera, va bene? Mi fido di più. Me le fai arrivare tu? Sì, te le porto io. Grazie mille Luca. Ciao. E buon vino Italy. Grazie. A te. Beh, cosa ti sembra Giulia? Pulito abbastanza bene, sei stato bravo. Ti do uno straccio così asciughi un po' meglio e poi ti do anche un premio. No, però un attimo, ora prima mi dai un premio, un bel aperitivo e poi passo lo straccio Giulia, per favore. Va bene, dai, vieni. Oh Giulia, finalmente una bollicina, ma cosa mi è servito oggi? Questa è la bollicina, l'ultima nata di Tenuta Chiccheri, la chicca di Vinitaly. È un metodo classico, millesimato 2012, Monpré Belloca, e questa volta è un padosé, il primo padosé di Tenuta Chiccheri. Quindi siamo sotto i 3 grammi di zucchero, bello secco. Bello secco, proprio come piace a noi. Le uve però Giulia? Le uve Chardonnay, Chardonnay in purezza, solo Chardonnay dal nostro vigneto con le uve di prima qualità. Perché la scelta di Tenuta Chiccheri di andare anche su un metodo classico, oltre ai più magari famigerati e famosi vini d'erba pulicella che Tenuta Chiccheri produce? A noi piacciono moltissimo le bollicine e abbiamo lanciato questa sfida. Vediamo se siamo in grado di fare un metodo classico con Chardonnay Pinot Nero. Pensiamo di esserci riusciti. Allora, dato che Giulia adesso mi offri questo aperitivo, io devo metterci il naso e il palato per sentire un attimino com'è. La bollicina direi che è di una raffinatezza estrema. Tutti molto questi mesi sui lieviti. Molto elegante. 48 mesi sui lieviti. Al naso proprio i classici sentori del metodo classico prolungato, quindi crosta di pane, direi un po' di lime nel finale, un bel agrume. Esatto, ti confermo tutto. Un attimo che adesso lo metto in bocca e vediamo se riconosco il resto. Direi che è proprio figlio di un bel Chardonnay, quindi questo gusto raffinato, un po' boisé, quindi morbido, elegante, però con una grande acidità, ma soprattutto grande sapidità apportata dalle uve. Esatto, proprio. La sapidità che è data anche dalle uve, dal nostro territorio, dal nostro terreno minerale. Giulia, mi hai fatto scoprire veramente una dei vini nuovi della vostra azienda. Buonasera. Lei è? Odilla. Odilla? Quindi la proprietaria di Tenuta Chiccheri? Sì. Benissimo, allora, dato che ho due belle ragazze così, la bollicina per l'aperitivo ce l'abbiamo, direi di fare un brindisi a Vinitaly. Un brindisi in 3. Allora, cin cin. A tutti noi. E a Tenuta Chiccheri. A tutti voi. Cin. Però io non so tu, ma hai voglia di una bollicina? Perché? Io ho sempre voglia di bollicina. Davvero? Sì. È la mia passione la bollicina. Allora, ti do io un consiglio. Me lo dai tu o te lo do io? No, dai, facciamo che me lo dai tu. Ti stupisco con fetti speciali? Sei sicura? Certo, andiamo da Sacramundi. Ah però. Cose sacre del mondo. Ma ascolta, Sacramundi, ma lo vedo qua alle spalle.
il caso vuole. Ma dai. Eravamo proprio qui. Allora, la nostra passione ci ha portato nel luogo giusto. Fammi vedere cosa sai fare. Allora Giorgia, intanto sono felicissimo perché ho rimorchiato. Vabbè, insomma adesso piano, piano piano, prima così facile, scusami. No, stavo dicendo che ho rimorchiato la bottiglia. Ah, ok. Voi donne sempre maliziose. Lei ha un 60 mesi, io sono un po' più vecchia, quindi si è andato meglio con la bottiglia. Piacere, piacere di averla conosciuta allora. Ascoltami, e poi mi devi dire una cosa. Intanto mi seduci con queste bollicine precise e perfette di una catenella incredibile, ma questo oro, questa introspezione, ma sotto sotto Sacramundi che anima ha? L'anima di Sacramundi, Sacramundi ha un'anima vulcanica, okay. che è l'anima della Durella. Okay. Noi siamo a Chiampo, sottostrato geologico interessantissimo, come tutta la DOC. Okay. Durello abbiamo terreno vulcanico, okay. Tufo basalto, ma a Chiampo abbiamo una fortissima presenza di marmo, bella importante, che ci dà qualche tratto caratteristico, perché Chiampo da sempre è zona estrattiva di marmo, per cui abbiamo un bel sottostrato geologico bello interessante, che poi sfocia in questo oro nel bicchiere. Allora Giorgia, Durello chiama Chiampo e Sacramundi risponde, ma me lo fai sentire un po' al naso così ne parliamo? Certo, perché voglio capire se quello che mi hai detto, il terreno, lo trovo se anche al naso. Certo, andiamo. Allora andiamo, vai. Andiamo. E tecnicamente ti posso dire che hai una mano sottilissima, elegante, raffinata, specialmente nel finale, perciò tutte le note che partono col miele, piccola pasticceria, poi la noce, poi c'è questa nota agrumata sotto, e la cosa che mi piace molto è la nota minerale, la struttura che dà il terreno e che noi troviamo nella bottiglia. Quindi sono stata sincera. Molto. E gli diamo un assaggio così vediamo se siamo proprio bravi bravi. Affascinante, è quasi bella come te. Guarda che diventa rossa. Beh, naturalmente, ma ascoltami, naturalmente la mettiamo a cena con pesce, con tutto quello che era... Facilmente vai a nozze con il pesce, ma volendo ci possiamo anche stupire con abbinamenti un po' più azzardati. Tipo? Potrei stupirti, non lo so. Stupiscimi. Potremmo azzardare anche con una carne alla griglia di un certo tipo, bella... consistente, che richiede una bella bolla che asciuga magari la succulenza. Allora, con questa nota di stupore io direi di fare un bel brindisi al Durello di Sacramundi e a te Giorgia, che sei bellissima. Cin cin. Viva il Durello di Sacramundi! Alla salute!